Alda Merini è stata sicuramente una grande poetessa del Novecento. Milanese, trascorse lunghi anni in manicomio, esperienza questa che la segnò profondamente. La sua personalità e le sue opere rivivono oggi nelle parole e in un filmato di Paolo Taggi, che ha rammentato, in un incontro al Piccolo Coccia, i loro incontri per la realizzazione di alcune riprese per Tele Monte Carlo, quasi 20 anni. Giro per l'Italia e che rappresentavano un po' quella che oggi si chiama la gente comune, però secondo dei caratteri molto definiti. Per farti l'esempio, allora c'era una voce della SIP che diceva faccia questo numero, cioè, ecco, la voce della SIP era uno di questi opinionisti e altri erano stati scelti in giro. E quindi c'era questo personaggio che solitamente doveva avere una struttura per affrontare comunque un'ora con un pubblico di sconosciuti. Io lessi che era uscita dall'ospedale psichiatrico questa poetessa dei Navigli che non conoscevo, ma un trafiletto di 3 righe. Allora dissi chiamiamola. Allora era uscita l'ultima poesia, era uscita da una casa editrice, all'interno di Scheiville, era una piccola casa di Scheiville. Chiamammo e dissero ovviamente, guardate, è una persona difficile, certamente non regge la televisione. E siccome avevamo poche possibilità economiche di sbagliare, perché il margine di errore di puntata era una ogni 70-80, mi disse Sandro Parenzo, che era il produttore, mi disse, guarda, se vuoi rischiare, che conoscete per la storia di Santoro probabilmente, disse, guarda, se vuoi rischiare, fare tuo, sappi che poi dopo ne hai 90 da indovinare. L'ha fatta venire a Roma ed è stata straordinaria. Costanzo la vide. Mi telefonò e mi disse: io la vorrei portare al Costanzo Show, se vi date i numeri. E naturalmente vi cito e con molta correttezza lo fece. Addirittura mi lasciò una poltrona, poi non sono andato perché non pensavo fosse ufficiale l'invito. E l'ha incominciata a far conoscere e poi da lì è esplosa. Quindi, quando mi sono fatto vivo anni dopo, le ho chiesto di incontrarci. Diciamo che si è fidata perché ero stato il primo a darle televisivamente credibilità, non artisticamente. Artisticamente aveva avuto molti maestri che l'avevano quando era giovanissima, consacrata. Ho fatto questo documentario a cui sono legatissimo perché il giorno che sono arrivato da lei è nato mio figlio, sono tornato a Roma, ho rimandato di una settimana il tutto e lei mi scrisse una di quelle poesie che dettava, lunghissima per mio figlio che poi non ho scritto al volo, per cui non ce l'ho più. E ho fatto questo lungo documentario di 1 ora e 5 che andava in una trasmissione, sarebbe dovuto andare in una trasmissione della RAI che si chiamava Storie Vere. E era pronto ed era molto insistito sulla sua esperienza fondamentalmente in ospedale psichiatrico e sulla sua poesia. Poi per questioni burocratiche questo materiale non è mai andato in onda, anche se era già siglato, strutturato, perché la società produttrice ha avuto problemi legali con la RAI. E al posto di pagarmi mi regalarono il filmato. Io sono rimasto con questo filmato anni e un giorno per rivitalizzarlo, riattualizzarlo, dargli un senso, siccome nel frattempo lei era diventata famosissima e quindi non aveva più senso farla vedere in un tempo invece in cui aveva tutte queste aspirazioni e speranze, ho preso una mia redattrice, l'ho mandata per 3 giorni a seguirla a Milano perché aveva dei momenti di lucidità, dei momenti di delirio. E lei mi chiamò e disse: se venite subito, adesso è un giorno buono. Allora Se rendeva conto, siamo corsi, no, la mia redattrice la no, seguiva, ma lei se rendeva lei si conto. rendeva conto, tanto che nel primo filmato io avevo 2 camere, una che era tarata esatta e una che era survoltata per dare l'idea, una a mano e una su cavalletto. Quando lei partiva con i suoi deliri mandavo una telecamera, se no mandavo l'altra. E allora questa mia collega mi chiamò e Vanni e gli altri sono arrivati di corsa da Novara, che era più facile che portarmeli da Roma, e poi siamo più affiatati. Sono arrivato a casa sua e lei ha detto: ah, mi ricordo di lei. E le ho detto: signora, vuole vedere questo filmato? E lei ha detto: assolutamente no, io non voglio mai rivedermi. Io naturalmente non avevo un videoregistratore, non avevamo tutto. E le ho detto: ma proviamoci. E lei dice: sì, ma io non voglio perché ero bella, adesso sono brutta, non voglio più vedermi. E poi ha cominciato a incuriosirsi e quindi proiettando questo vecchio film, lei come dire, interveniva, io la riprendevo, mi fermavo e finisce con lei che dice: lo rivediamo un'altra volta. Con la sua sigaretta sempre in Esatto, con la sua mano. sigaretta sempre in mano L'ho visto. e poi ci siamo visti una volta che l'abbiamo presentato e poi basta, non più. Questi sono i ricordi personali. Beh, però soprattutto nel primo sono stato 4-5 giorni con lei e mi ricordo cose molto belle, come quando l'ho portata a Luna Park delle Varesine. In questa
in questo, quando c'erano ancora le Varesine, abbandonato, che sembrava un luogo surreale. Infatti lei poi gli dice delle cose molto belle sulla realtà e sull'irrealtà. Poi quando siamo andati in giro per i Navigli, quando l'abbiamo portato a pranzo in un ristorante lì della zona, quando abbiamo incontrato questo compagno di allora che era un barbone che si chiamava Titano, che poi lei dice che è morto di stenti fuori dalla porta perché lei ha dimenticato di lasciargli le chiavi. E poi, ecco, poi questi momenti in cui insomma, si chiacchierava come si chiacchiera con una, non dico una nonna, però insomma con una zia anziana, e che era fiera di farsi vedere con delle persone, soprattutto in questo ristorantino che era vicino a casa sua. Lei aveva questo orgoglio, era già famosa in questo momento, cioè stavano cominciando a conoscerla, e lei però aveva questa forma di riscatto, continuava a indicare tutti i vicini di casa dicendo: adesso vedono che la gente... Adesso l'altro giorno ho mandato questo documentario film su TV 2000 e mi ha colpito perché io avevo fatto scegliere un frammento per fare, diciamo, per lanciarlo, in cui lei dice, che poi è il titolo del DVD, è più della poesia, perché lei prima insisteva molto sulla malattia mentale, poi invece insisteva sul fatto che non tanto l'elettroshock e le cure l'avevano demolita, quanto la gente, cioè i pregiudizi delle persone, eccetera. E allora lì a un certo punto mi dice, nella fase seconda, cioè nella fase della vecchiaia, chiamiamola così, nel secondo documentario che poi si è fuso col primo, lei a un certo punto dice: guardi, le cose che ho subito, le umiliazioni che ho subito, le so solo io. E se le umiliazioni non sono quelle dell'elettroshock, sono che chiedevo una sigaretta, mi dicevano di no, che chiedevo un bicchiere d'acqua, me lo negavano, che mi avvicinavo a un uomo per chiedergli 100 lire, mi diceva: con le prostitute io non parlo. E dice: questo conta più di tutti i successi che ha avuto, più di tutti i soldi che ha avuto, questo non lo dimenticherò mai, e ci terrei che lei lo dicesse, perché non aveva questa percezione così chiara, cioè come se dovesse... Dice: questo voglio che lo dica, ci terrei che lo dicesse, perché questo conta più della poesia. Questa signora, che non aveva ancora visto questo frammento, ci ha telefonato, una persona di pubblico, ci ha telefonato e dice: guardi, io negli anni 70, adesso vivo in Calabria, vivevo a Milano, e stavo sul tram con mio marito, vedo una barbona con dei sacchi che sta cercando i sacchi per te, e dice: attratta da queste figure mi avvicino, le parlo, e mio marito dice: non parlare con le barbone, lascia stare la gente così. E dice: lei prende un ombrello e me lo dà in testa. Dice: anni dopo l'ho vista in televisione, ho scoperto che era una grande poetessa. Ed è esattamente quello che lei, senza saperlo, in realtà dice nel filmato, cioè che la gente, quando la vedeva, non sapendo tutto quello che poi è nato, la vedeva come Van Gogh, come tutti questi personaggi. Persona vera, secondo te? Totalmente. Totalmente. Talmente vera che poi siamo stati noi a inventarne un'altra, ma lei lo dice. Vogliono portare in giro la mia figura, il mio pagliaccio, non me.